prima volta, tornando nella notte da una gara di Coppa Italia persa, i giocatori del Perugia se lo trovarono scritto in stampatello sulla lavagna: tutti in ritiro, firmato me, il presidente. Luciano Gaucci, esperto di cavalli prima e di uomini poi, di affari arditi e di maneggi non sempre limpidi, comunque un guerriero, soprattutto un grande stardo, come amava definirsi, pronto a rivendicare i propri diritti ad ogni costo, come nel novembre del 99 in un coincitato e rissoso post-gara con Matarrese, presidente del Bari. Luciano Gaucci, tra gli anni 90 e la prima metà del 2000, è stato proprietario del Perugia, del Catania, della San Benedettese e della Viterbese, dove affidò, unico caso fino ad oggi, la panchina ad un'allenatrice donna, Carolina Moraci. Luciano Gaucci ha vissuto intensamente di corsa prima di ritirarsi a Santo Domingo, dove si è spento a 81 anni. Esilio dorato, quasi, cui era stato costretto anche per rimediare ad alcuni guai giudiziari. L'imprenditore romano si era dato all'ippica da subito con grande profitto. Suoi White Mason e Tony Bean, cavalli di rango, vincenti e strapremiati. Affaroni entrambi, Tony Bean soprattutto. Acquistato per 12 milioni di lire, ha vinto premi per 3 miliardi e per 7 fu rivenduto. Con 2 miliardi o poco più, Gaucci, già vicepresidente della Roma di Viola, si mise in proprio, comprò il Perugia all'inizio degli anni 90, dalla C lo portò alla A due volte e in UEFA dopo aver vinto anche l'Intertoto. Vide lungo ad esempio nell'uomo del fiume, Cosmi, messo sulla panchina di quel Perugia con Zé Maria, Materazzi, Grosso, Miccoli, Rezaei, così come portando in Italia un'icona del calcio giapponese, Nakata, il più grande giocatore che abbia mai avuto, ha sempre ricordato. Oppure l'operazione mediatica, e non solo, di Gheddafi giocatore, una presenza proprio contro la Juve di cui era azionista. Amava dividere e stupire, così come cercare nelle serie minori o dare possibilità ad illustri sconosciuti. Con Christian Bucchi andò bene, lo prese in D al Settempeda e la prima stagione in A, 21 presenze e 7 gol. Oppure con il sudcoreano Han. Amato sì nel club, ma poiché autore del gol che eliminò l'Italia dal Mondiale del 2002, ripudiato in un batter di ciglia. Per Sky Sport 24, Marco Losotti.